Il sindaco di Merate Massimo Panzieri, rinviato a giudizio per istigazione alla violazione di una legge in una diretta Facebook, ha suggerito come aggirare le norme del primo lockdown. Tre nuove interdittive antimafia emesse dal prefetto di Lecco, nel mirino le attività degli indagati nell'operazione Cardine Metal Money. 8 provvedimenti negli ultimi 4 mesi, 19 in 2 anni. Approvato il protocollo per la fusione di Confindustria Lecco-Sondrio con Bergamo, entro il 2022 nascerà un'unica associazione, si chiamerà Confindustria Lombardia Nord. Fa discutere la decisione del governo di permettere viaggi all'estero ma vietare quelli in Italia per Pasqua. Il consigliere regionale Piazza, assurdo paradosso che penalizza il turismo. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Unica Lecco. In apertura la cronaca giudiziaria, istigazione alla violazione di una legge di ordine pubblico. Con questa accusa il sindaco di Merate, Massimo Panzieri, è stato rinviato a giudizio. Nel mirino alcune frasi durante una diretta Facebook in cui avrebbe suggerito come aggirare le normative del primo lockdown. Dimostrerò la mia buona fede, dice il primo cittadino che andrà a giudizio il prossimo 8 novembre. Sentiamo. Il sindaco di Merate Massimo Panzieri, rinviato a giudizio, rischia fino a 5 anni di carcere per aver suggerito, secondo l'accusa, a 2 cittadini durante una diretta Facebook come aggirare le normative del primo lockdown. Nel mirino degli inquirenti una 30ina di secondi su 25 minuti complessivi di intervento in cui intentava di spiegare le novità dell'ennesimo DPCM che sarebbe entrato in vigore a ore. Dovrà rispondere di istigazione alla violazione di una legge di ordine pubblico aggravata dalla sua funzione di sindaco. Il giudice Salvatore Catalano infatti deciso di mandare a processo il primo cittadino brianzolo, apparso martedì mattina in tribunale a Lecco, accompagnato dal legale di fiducia, l'avvocato Elena Barra, che in precedenza aveva depositato una memoria difensiva da parte del suo assistito. Panzieri, lo scorso 3 maggio, rispondendo in particolare a 2 cittadini, tra cui un disabile recluso in casa da mesi, si era lasciato sfuggire una frase incauta: ci sono tanti modi per aggirare queste norme, visto che è impossibile controllarle in modo puntuale. E ancora, non è opportuno uscire, ma se la fermano, dica piuttosto che sta andando a trovare un parente. Affermazione di cui ora dovrà rendere conto durante il processo penale che si aprirà l'8 novembre. Prendo atto della decisione del giudice, mi presenterò a giudizio convinto di poter dimostrare che non c'è stata alcuna istigazione da parte mia a deludere le norme, spiega Panzieri. La mia buona fede è testimoniata da tutta la diretta Facebook, in cui ho insistentemente ripetuto l'importanza di rispettare le regole. Mi ero detto persino preoccupato del rilassamento generale da parte dei cittadini, invitandoli a mantenere tutte le precauzioni. Ammetto che i 2 passaggi sotto accusa potevano essere affrontati con più cautela, ma dimostrerò la totale mancanza di dolo. Nessun rito abbreviato, una scelta precisa per far emergere durante il dibattimento l'infondatezza delle accuse rivolte al mio assistito, le parole dell'avvocato Barra. Prosegue in maniera serrata l'attività di prevenzione amministrativa antimafia svolta dalla prefettura di Lecco con il supporto del gruppo Interforze. Emessi altri 3 provvedimenti interdittivi, colpite le società AM Metalli e ML Metalli di Luciano Mannarino con sede a Robbiate, entrambe operanti nel settore del commercio all'ingrosso di rottami, e l'impresa individuale Sozzi Oscar con sede legale ad Annone, attiva nel commercio all'ingrosso di materiali di recupero. Nei confronti di Oscar Sozzi, già indagato e condannato per vari reati, tra cui associazione a delinquere, spiega la prefettura, sono emerse le condizioni ostative previste dal codice antimafia. Le sue vicende risultano collegate alla recente indagine Cardine Metal Money. La stessa indagine ha consentito di accertare il ruolo di Luciano Mannarino all'associazione criminale di stampo mafioso con il ruolo di prestanome di conti correnti e società. Salgono così a 19 le interdittive antimafia adottate dalla prefettura di Lecco negli ultimi 2 anni, di cui 8 soltanto negli ultimi 4 mesi. Veniamo all'economia. Approvato il protocollo per la fusione di Confindustria Lecco-Sondrio e Confindustria Bergamo, sancito dalle assemblee dei soci, l'iter procedurale destinato a concludersi entro il 2022 con la nascita di un'unica associazione. Si chiamerà Confindustria Lombardia Nord.
La nuova organizzazione potrà contare su 144 dipendenti, quasi 2.000 imprese associate, 1.910 per la precisione, per un totale di 120.000 lavoratori, tre distinte sedi sui territori. Le assemblee dei soci di Confindustria Bergamo e Confindustria Lecco e Sondrio hanno approvato il protocollo per la fusione delle due associazioni, confermando la decisione già presa dai consigli generali. Di fatto è stato sancito l'avvio dell'iter procedurale destinato a concludersi entro il 2022, con la nascita di un'unica associazione. Si chiamerà Confindustria Lombardia Nord. Nel protocollo prevista l'istituzione di una commissione con il compito di definire gli aspetti statutari, regolamentari e organizzativi, deciso anche il prolungamento del periodo di validità degli attuali organi delle rispettive associazioni. La composizione della governance sarà tale da garantire una rappresentanza equilibrata delle due componenti, al di là della mera proporzione matematica. Le nostre imprese hanno confermato di credere nell'alto potenziale strategico della scelta di proiettarci in una dimensione sovraterritoriale che consentirà a questa nuova realtà di avere visione, capacità progettuale, condizioni e mezzi per un'azione ancora più incisiva per la crescita del sistema produttivo, dei territori e delle nostre comunità e per la diffusione di una cultura di impresa che mette al centro sviluppo, sostenibilità e benessere condiviso, spiega il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva. Sarà per me motivo di orgoglio, continua Riva, portare avanti insieme ai colleghi del Consiglio e della Commissione un percorso che ci vede dialogare e integrarci con l'organizzazione che è espressione di un sistema produttivo e di una provincia simile ai nostri sotto molti aspetti. Prima fra tutti la forte vocazione industriale e il significativo apporto del manifatturiero alla composizione del PIL. Il settore manufatturiero esprime infatti a Bergamo, Lecco e Sondrio rispettivamente il 32, il 35,8 e il 19,8% del valore aggiunto. La nuova associazione avrà le dimensioni e le competenze per sviluppare progetti e attività di ampia portata come oggi richiesto dalle imprese, ma avrà al medesimo tempo un'organizzazione che le consentirà una stretta vicinanza a associati e istituzioni, sottolinea il presidente di Confindustria Bergamo Stefano Scaglia. Parallelamente all'iter procedurale in corso, caratterizzato da una fusione di pari dignità fra le due organizzazioni, è stata avviata una collaborazione in diversi ambiti che sta già dando risultati e prepara la strada per ulteriori progetti a sostegno della competitività delle imprese. Nel 2020 tutte le province lombarde eccetto Sondrio hanno segnato un calo nella bilancia commerciale con l'estero. Lecco però resta in attivo di 1 miliardo e 700 milioni di euro, cresce il settore alimentare. Sentiamo. Nell'anno della pandemia la bilancia commerciale della provincia di Lecco resta in attivo, seppur con un calo del 7,5% rispetto all'anno precedente. Nel 2020 la differenza fra merci importate e merci esportate dalla nostra provincia segna un attivo di 1 miliardo e 700 milioni di euro. Il dato ovviamente è frutto delle imprese del nostro territorio che sono riuscite a rivendere all'estero i propri prodotti. E nell'anno in cui tutte le province lombarde, salvo Sondrio, segnano valori di esportazione in calo, Lecco tiene botta. Il settore metalmeccanico continua a rappresentare oltre un terzo del totale dell'export. I prodotti alimentari invece sono il 7% del totale. Quest'ultimo comparto evidenzia però una crescita di 20 milioni di euro in più rispetto al 2019. Calano invece le esportazioni di prodotti in metallo, del comparto tessile, del legno e della carta. I mercati di sbocco restano principalmente quelli europei, anche se si evidenzia una contrazione di ordine rispetto al 2019. Crescono invece le esportazioni verso Asia, America e Oceania, quest'ultima con un aumento prossimo al 50%. La bilancia commerciale segna invece un maggior attivo nell'interscambio con la Francia, portando a un utile di 313 milioni di euro. Seguono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la Svizzera. Bilancia commerciale in passivo, ovvero con importazioni più alte rispetto alle esportazioni, rispetto alla Cina e alla Spagna. Assurdo permettere i viaggi all'estero e vietare quelli in Italia. Il consigliere regionale lecchese Mauro Piazza chiede un cambio di rotta al governo. È sbagliato, dice, penalizzare così un settore importante come quello del turismo. Fa discutere la scelta del governo di permettere nel periodo pasquale viaggi all'estero per turismo, con tamponi all'ingresso e all'uscita dal nostro paese e quarantena di 5 giorni, ma non gli spostamenti tra le regioni. Una disparità legislativa profondamente ingiusta che penalizza uno dei settori che più è stato colpito dalla pandemia, attacca il consigliere regionale lecchese Mauro Piazza.
Il turismo necessita non solo di adeguati e sacrosanti sostegni, ma della possibilità di poter ripartire con l'accoglienza delle persone che sono già state vaccinate, un fatto che permetterebbe sia di avere un introito economico per gli imprenditori del settore, ma soprattutto che consentirebbe di poter applicare quei protocolli che durante l'estate prossima regoleranno la nostra quotidianità, mentre concluderemo la campagna vaccinale, prosegue Piazza. Un italiano può andare all'estero avendo effettuato un tampone che dia esito negativo sia in uscita che in ingresso, mentre non può circolare liberamente nel proprio paese. Continua il consigliere regionale. Se è sicuro andare all'estero con il sistema dei tamponi, perché questo stesso metodo non vale per la libera circolazione per turismo in Italia? Chiede il consigliere regionale. Quando a tutti è stato chiesto di perseguire azioni di buon senso per contrastare la diffusione del coronavirus, tutti le abbiamo perseguite con dedizione, conclude Piazza. Oggi è arrivato il momento di applicare quello stesso buon senso anche nelle azioni di sostegno all'economia, altrimenti a luglio correremo il rischio che ci ritroveremo tutti sicuramente vaccinati, ma senza quel pezzo di PIL prodotto dalle aziende e dagli imprenditori del mondo del turismo, un'eventualità che dobbiamo contrastare ad ogni costo. Cordoglio a Lecco per la scomparsa dello storico sindacalista Walter Quintini, morto a 74 anni, a lungo segretario provinciale della UIL Sanità e delegato RSU presso l'ospedale di Lecco, aveva ricoperto anche la carica di consigliere comunale per Rifondazione Comunista dal 2006 al 2011. Un uomo straordinario che ha sempre partecipato e dato molto per le lotte sindacali e politiche, per la sanità pubblica, mettendo sempre al primo posto i più deboli e fragili, lo ricorda Ercole Castelnuovo, coordinatore RSU ASST di Lecco. Con altri compagni e amici costruì nel 1978 la UIL Sanità a Lecco, la nota della segreteria territoriale della UIL FPL dell'Ario, straordinaria la sua capacità nel tutelare e difendere lavoratori e cittadini, sempre disponibile per chi aveva bisogno. Ricordiamo la sua onestà, la purezza, lo spirito solidaristico nell'affrontare qualsiasi problema, un esempio per tutti noi. Ci uniamo al dolore della moglie Corinna, ai figli Thea e Igor, a tutti i nipoti. Cambiamo decisamente argomento, veniamo alla pagina della cultura, iniziamo con le mostre perché è stata prorogata fino al 6 giugno la mostra di Lorenzo Lotto. Intanto il quadro di Tintoretto, protagonista della prima edizione del capolavoro per Lecco, sarà esposto a Venezia. Prorogata fino al 6 giugno la mostra Lotto, l'inquietudine della realtà, lo sguardo di Giovanni Frangi, allestita al Palazzo delle Paure e promossa dalla comunità parrocchiale Madonna del Rosario. Siamo stati aperti purtroppo solo 2 settimane e mezzo, questo le regole ci hanno consentito, ed è stato straordinario vedere più di 1000 lecchesi che sono entrati in questi pochi giorni, quindi vuol dire che c'è desiderio di vivere questa esperienza. Questa proroga, della quale ringraziamo il Comune, Palazzo delle Paure, ci consentirà, appena sarà possibile riaprire, di accogliere tutte le persone che stanno attendendo di vivere questa esperienza. Non è solo un quadro legato al Natale, ma un quadro che va dal Natale al mistero della Pasqua, che celebreremo appunto per tanto tempo, in tutto il tempo pasquale. Quindi è un'occasione di riflessione spirituale non indifferente che provvidenzialmente ci accompagna in questi tempi così bui. Intanto l'annunciazione di Tintoretto per il Doge Grimani, protagonista lo scorso anno della prima edizione di Capolavoro per Lecco, è al centro dell'evento espositivo promosso dalla Confraternita di San Rocco a Venezia per i 1600 anni della fondazione della città lagunare. È stata proprio in occasione dell'esposizione lecchese, vista dalla Scuola Grande di San Rocco, questa grande istituzione veneziana che si occupa appunto della promozione del patrimonio culturale, è stata scelta per essere esposta di nuovo a Venezia in occasione del compleanno, del 1600 compleanno di Venezia. E sono venuti a Lecco lo scorso anno i membri, gli studiosi della Scuola di San Rocco a vedere l'opera, e allora, vedendola qui a Lecco, hanno deciso di organizzare questa mostra a Venezia, a Palazzo Ferrofini, e sarà aperta fino al 27 di giugno, quindi davvero un grande orgoglio per noi, e se sarà possibile ancora muoversi, se andrete a Venezia potrete visitarla anche là, rivedere quest'opera che ci è così familiare, che tanto ci ha nutrito la mente, il cuore e lo spirito.
La musica è uscito il 20 marzo Caso Clinico, l'ultimo brano del cantatore lecchese Arturo Fracassa, accompagnato da un videoclip girato tra Lecco con Sonno e Mombello. Il singolo esprime la sensazione dell'autore rispetto a questo difficile periodo storico. Offeso dalle regole del mondo, da chi decide che bisogna fare, offeso da chi vuole solo comandare dal potere di un imperatore. Caso Clinico è il titolo dell'ultimo singolo di Arturo Fracassa, cantautore lecchese, è uscito il 20 marzo. Innanzitutto questo titolo a che cosa si riferisce, come è nato questo brano? Caso Clinico è chiaramente un titolo provocatorio, volutamente provocatorio, perché insomma dal mio punto di vista siamo un po' tutti dei casi clinici da un anno a questa parte, no? È una canzone arrabbiata, siamo bravi, rispettiamo le regole, ci dicono cosa possiamo, cosa non possiamo fare, cerchiamo di rispettarle, però nello stesso tempo viviamo nella confusione più totale, perché poi ogni giorno le notizie si rimbalzano e insomma siamo un po' come dei soldatini che non sanno come muoversi e dove girarsi. Brivido con un po' di panico, è un dolore fisico, la valutazione è che sei un caso clinico. Questo videoclip è stato girato in alcuni luoghi molto particolari, anche abbandonati del nostro territorio. Sì, è stato girato in tre location, le due più vicine sono Consonno e Lecco, in un sottopassaggio che c'è sul Lungolago, e la terza location invece in un ex ospedale psichiatrico a Mombello. Sono ambienti contrastanti, nel senso che Consonno lo conosciamo tutti, è un ambiente in disfacimento. E mentre nel sottopassaggio invece c'è un bellissimo murales che richiama l'integrazione alla cultura, la bellezza dell'arte, che può essere soprattutto in questo periodo magari una bella via di fuga per non rimanere troppo appesantiti da questa situazione. La produzione artistica è a cura di Fulvio Arnoldi, mentre il video è stato girato da Antonio Losa e su tutte le piattaforme streaming si può acquistare o ascoltare la canzone. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Seguiteci anche sui social, sul nostro sito www.teleunica.com. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.